Ragazzi, lo dico introducendo il prossimo ospite. Un paese sovrano ha tutto il diritto, di fronte a una nave che arriva, di dire no, grazie. No, grazie. Non usare le bombe. Anche se su certe navi, diciamo vuote naturalmente, che sono all'attracco in Libia, certe navi negriere, forse le bombe andrebbero usate, lo diceva anche il signor Luttuak, per esempio, per impedire la partenza. Ma un paese ha il diritto di dire no grazie, oppure ce lo deve dire Bruxelles dopo 40.000 decisioni che non prende? Siamo noi, Diego Fusaro, filosofo della zanzara, è con noi. Buonasera. Un caro saluto da Diego Fusaro. Sono felicissimo di tornare a rampognare il Turbo Parenzo Zanzaroso anche quest'anno. Quindi beh, Turbo Parenzo è anche Turbo, primo collegamento dell'anno col professor Fusaro. Chiamato professore, David. Professore. Per carità. Primo collegamento. Leggo un Fusaro molto incazzato sulla questione dei migranti. Mi permetto di correggere. Sì. Io non mi adiro mai. Ho sempre la mia olimpica quiete, anche al cospetto di chi come Parenzo monta su tutte le furie quando si toccano i plessi teorici decisivi del globalismo che egli difende e magnifica in ogni maniera. Ha appena detto filosofo dei manigoldi turbomondialisti. Filosofo ha appena detto che i confini praticamente non esistono. Ma questo è un dato di fatto. Anche Israele potrebbe eliminare i confini, per esempio. Israele deve entrare in Europa. In Europa. Mi permetto di far notare all'amico Turbo Parenzo Zanzaroso che anche Aristotele nella politica segnala che una polis esiste nella misura in cui ha oros, il confine. E infatti l'Europa non vi è confine, non vi è la polis. L'Europa ha confine. Io tra il rispettabilissimo Turbo Parenzo e lo stagirita Aristotile mi permetto di scegliere ancora lo stagirita Aristotile, con tutto il rispetto dovuto anche all'amico. Ecco, quali riflessioni nessuna riflessione deve fare. La ispira la questione della nave Sea-Watch. Emanuele Severino fa riflessioni, no Fusaro. Cioè, le ONG, come le identifica lei, filosofo della zanzara? Le ONG come le identifica lei? Come l'arma, come l'arma di Soros, diciamo. Sì, ancora di Soros. Non fosse solo Soros il problema, che pure è un problema, sarebbe molto semplice, come dire, identificare il problema. È molto più complesso in realtà, non è solo quel Soros che il Turbo Parenzo sempre magnifica, in realtà è molto sempre più complesso. Troppo poco. Le navi private sono in realtà, diciamolo pure, al servizio della classe dominante turbocapitalistica che essenzialmente utilizza le armi di immigrazione di massa come strumenti per sfruttare illimitatamente gli africani deportandoli dalle loro terre. Infatti noi ci peritiamo sempre di accogliere, di salvare, ma non ci curiamo mai di come poi vengano trattati nel mondo del lavoro gli africani. Fate caso, le sinistre sono assolutamente insuperabili in questo, si occupano sempre solo di accogliere e integrare, ma mai di difendere il lavoro, che invece dovrebbe essere l'ubicon system di una sinistra rinunziasse a Marx e a Gramsci. E poi naturalmente faccio notare il fatto che tramite la deportazione di africani si colpisce la classe lavoratrice nel suo complesso, italiana o migrante che sia, perché abbassi i costi della forza lavoro. Ecco cosa servono le navi private, modo per respingere. Lei le chiama navi negriere, tanto per capire. Questo è più Meluzzi, è l'amico Meluzzi che usa questo sintagma. Io preferisco in filosofia vi sono solo l'altro amici spostato. In verità, perfino lei Turbo Parenzo figura come un amico perché partecipa La sfilata dei deputati del Partito Democratico sulla nave, quali pensieri filosofici la ispirano? La ringrazio per questa domanda perché è una foto che passerà alla storia ed è la foto che immortala fra Toianni di Liberi Uguali a bordo del vascello insieme alla Giacomo di come Forza cazzo Italia, parla? Ma quale vascello? Che insieme procedono di conserva dando prova di quello che io da tempo vado sostenendo, cioè del fatto che si dà un'alleanza strategica fra la destra liberista del denaro e la sinistra libertaria del costume. La destra liberista del denaro deporta africani in vista dei propri interessi e la sinistra del costume, anziché opporsi a queste pratiche di sfruttamento, fa l'elogio lacrimevole dell'immigrazione ed elogia gli africani fin tanto che sono schiavi. Mai quando come il grande Sankara
si ribellano al colonialismo. Sankara, un grande patriota socialista africano che si opposero eroicamente e pagò con la vita. Un cazzo di dittatore. Sono quelli della finanza a cui lei presta sempre i suoi servizi, caro. Comunque, magari fosse così. Comunque, guardi, per frenare l'immigrazione, basterebbe bombardare questi paesi con l'audio delle interviste di Fusaro alla Zanzara. Non parte più un cazzo di nessuno, per cui quei poveri migranti, qualora sentissero le stronzate del professore, girerebbero loro la barca e direbbero: no, torniamo al nostro paese. Figuri qualora sentissero il suo turpiloquio, capirebbero che la civiltà è ovunque, ma non in Italia. Scusi, lei mi sembra che sostenga Maduro, cioè lei pensa che sia Maduro è patriota socialista, patriota pure Maduro. Ma qui mi devo dissociare, però mi dissocio, filosofo tutti mi dissocio gli stati sovrani, ma lei ne ha libertà piena, ma ciò mi non dispiace, toglie ma mi dissocio da questo Maduro. Pure Maduro, io valorizzo Maduro. Tutti gli stati sovrani nazionali resistenti contro l'imperialismo statunitense, atlantista e talassocratico. Maduro è un patriota eroico che stanno allestendo in Venezuela un colpo di stato atlantista programmato fin dal 2018, dove il Maduro, nuovo candidato è stato addirittura prodotto in batteria come i polli in scuole finanziate dalla CIA e votate alla catechesi atlantista e globalista per creare un colpo di stato. Ma lei è stato scongelato dagli anni 70. Lei dice apertamente avanti Maduro. Scusa, avanti Maduro. Ma tant'è che Putin, il glorioso resistente contro la mondializzazione americanocentrica, si è schierato apertamente con Maduro. Lei dice, filosofo, avanti Maduro, avanti tutta Maduro, resisti contro il turbo capitalismo americano che ti vuole praticamente soggiogare. È la grandiosa esperienza del chavismo venezuelano, questa che è una forma di resistenza. Io non sono legittimo il Venezuelano. Vada a dire le sue stronzate da Maduro, vediamo cosa dice. Vada da Maduro, gli parli in questo modo. Senta, a Maduro. 30 secondi, poi torniamo dopo a parlare un po' di sesso e turbocapitalismo, che è molto importante, come al solito, è molto interessante. Voglio capire una cosa: ma cosa vuoi che te ne sappia lui anche di sesso? Fammelo dire. Aspetta, posso penetrarla? Posso un istante penetrarla per 42 secondi? Ma fa così, fa. 42 ma ti pare secondi che, sono le sue tempistiche, posso mi permette. Per cortesia, penetrarla per 42 secondi. Quelle sono via. Le sue tempistiche, Turbo Parente. Eccomi, la Chienghe. Sto arrivando, la Chienghe con 38 ma fratelli. Fratelli / sorelle, che cosa la ispira, filosofo? Ma in realtà la Chienghe la vidi una volta soltanto. No, ma questa cosa dei 38 fratelli e sorelle. Ma che sono fatti suoi? Che problemi ci sono? Non mi ispira nulla, nel senso che ritengo che sia politicamente irrilevante nel complesso, nelle sue posizioni, non mi paiono né di particolare 38 diciamo, fratelli e sorelle. Oggi un tizio della Lega ha detto: ragazzi, regalate qualche preservativo al papà della Chienghe, che forse c'è bisogno. Fermi tutti. Il Partito Democratico è sceso in piazza a manifestare contro il populismo. Se penso al modo in cui essi, rappresentanti ed esponenti di suddetto partito, hanno tradito il popolo, hanno tradito la classe lavoratrice e hanno in ultimo tradito la patria, mi viene spontaneo canticchiare: o partigiano, portali via. Via, 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 via. O partigiano, via, via. Portali via. Ah. Essenzialmente il Partito Democratico è sceso in piazza a manifestare contro i precari, contro le classi più deboli. Diciamolo ancora: o partigiano, portali via. Via, via. O partigiano, portali via. Via, via. Diciamolo ancora: o partigiano, portali via. Diciamolo ancora apertamente. La Zanzara. In Congo, quanti ne ha in Congo di fratelli veri suoi? Quanti ne ha? 9, 8, 9, non mi ricordo. 38, perché c'entra con no, le persone adesso, bloccate adesso sulla ci arrivo, nave? Lei ha 38 fratelli, giusto? Sì. Abruja,
La Chiesa, 38 fratelli, ci viene a fare lezioni di civiltà a noi. 38 fratelli. Tu te rendi conto, 38 fratelli. Una vergogna! Una vergogna! Direttore, lo faccia tacere! Sempre con noi il filosofo della zanzara, il mitologico Diego Fusaro. Non sono d'accordo su Maduro, mi permetta, filosofo, di essere in grande disaccordo su questo. Io lo considero... I tempi non sono ancora maduri, mi permetta di... Perché cosa? Perché cosa per non Maduro. Sono maduri i tempi? Il dittatore. Allora, no, se gli piace il dittatore... Allora, la retorica superficiale della vuota profondità dello zanzaroso turboparenzo. Comunque, Fusaro, se ci pensate, parla esattamente come il demone scimmia. Cioè, ha gli stessi concetti del demone scimmia. No, che è un demone scimmia meno istruito. Pensate. No, è meno istruito. Ma non puoi umiliarlo così. Il demone scimmia non parla con questo allora, linguaggio così. Però è come il demone scimmia, è uguale. Gli attacchi del turboparenzo sono medaglie da ostentare con giubilo massimo. Allora, posso citarvi una cosa? Maduro, ancora oggi, posso citarvi una cosa? Porta a porta di questa sera, Giorgia Meloni, come sapete, amica del professore, certo. Se, non lo so se è amica di Fusaro, sia amica di Fusaro, amica tua, come dicevo, io per me in filosofia tutti sono amici, perfino il turbo parente. Ha detto quindi. Sulla Sea-Watch, senti, se l'Olanda non riconosce la Sea-Watch, allora vuol dire che si tratta di una nave pirata e l'equipaggio va arrestato e la nave affondata. Convocherei l'ambasciatore olandese per chiedere delle due l'una: o cara Olanda, ti stai mettendo a fare traffico illegale di immigrati a casa mia e quindi il tuo è un atto ostile, abbiamo un problema, o tu mi dici che quella nave non la riconosci, il che vuol dire che è una nave pirata, e a questo a casa mia significa, sempre secondo le norme internazionali, che tu devi arrestare l'equipaggio e secondo me la devi affondare. Questi sono, giocano col fuoco. No, perché giocano col fuoco? Io non ho capito una cosa. Giocano, scusa, a fare risico. Scusa, ma per, giocano ma a perché, risico. Secondo te, pensano questi qua, di stare a una partita di risico. Ma insomma, perché secondo te questi della Sea-Watch sono degli, sono semplicemente umanitari, pensano solamente al bene del mondo o non perseguono un obiettivo politico? Se nessun governo democratico, non quello dell'amico Maduro che piace lì a Fusaro, nessuno di questi si è mai posto il tema di affrontare la questione come fa la signora Meloni? Ci sarà un motivo? O sono tutti dei buonisti, sì, del ma cazzo? Ma non è che per siccome dirla. Quella questione, cioè, non sia mai stata posta, ma no, che ma non perché è una follia, no? Perché è semplicemente una follia considerare una nave pirata, una nave di un'organizzazione non governativa di cui si conoscono i membri dell'equipaggio, chi è, dove sono, io cosa fanno. Io non conosco nessuno, so solo tutto, che è registrato in Germania scritto, e abbattere batte bandiera olandese. Io non conosco tutto un cazzo. Si è scritto di tutto, le trite, si è scritto. Le trite Geremia di del turbo parenzo sono Geremia. La prova del dominio del politicamente questa? Corretto, allora, che ma perché imperversa. Parla così? Ma perché prende in giro gli ascoltatori? Ma parli in modo normale, no, non c'è bisogno. L'unico a prendere in giro l'umanità è lei, ma con le sue. Ma perché prende in giro gli ascoltatori? Comunque, guarda che secondo me di Geremia, secondo me perché deve far sapere che ha studiato la parola Geremia? Ma che bisogno c'è? Allora, voglio guardi chiedere però, è voglio... un italiano garbato e forbito, quello che lei non è avvezzo a parlare. Scusi, Fusaro, a cinguettare sulla rete. Geremia di so benissimo cosa vuol dire. Fusaro. Allora, io voglio fare, però voglio farti un regalo, non so se lo accetti. Qui davanti a me c'è il signor Fonti che mi è venuto a trovare per darmi delle pasticche di Viagra. Ah, e quello gli può servire, professore. Ecco, appunto. Signor Fonti, buonasera. Buonasera. Che tra l'altro mi ha raccontato una cosa che oggi, perché si è sottoposto ad una seduta, non so di che cosa. Sì, di... una risonanza magnetica con liquido di contrasto per controllare il mio tumore, se per caso torna. Esatto, è liquido di contrasto. Professor Fusaro, che questa pasticchetta magica. Aspetta, però mi ha raccontato una cosa, che nonostante questo esame importante che ha fatto, esatto, per il suo tumore al cervello, se non sbaglio, esatto, non so dove ce l'avevi, mi dispiace. Il tumore, il signor Fonti poi si è divertito, dice che, certo, che pensa... ho visto un'amica russa che vedo da parecchio e insomma, ci siamo divertiti, con pasticchetta annessa, diciamo, beh, chiaro, questo, perché altrimenti con la radioterapia il testosterone si è abbassato, capito? Allora, vuoi fare tu omaggio anche al signor Fusaro del Viagra? Molto volentieri, tra l'altro ci ha presentato il comune amico Fratus, ci siamo conosciuti l'anno scorso. Allora, pasticche di Viagra per il professore, per il filosofo della zanzara, le accetta o no? Ma io ringrazio per il gentile dono, tuttavia non saprei come giovarmi di questo dono. Ecco, la domanda le prenda per bocca, professore, uso. Si inturgidisce il reale augellino. Non ve ne bisogno.
È vero, si inturgidisce quel nocciolo Nietzsche, d'oliva, quel nocciolo d'oliva che lei ha in mezzo alle gambe, a me le sue, si inturgidisce vagamente. Io mi diletto e provo Baldanza a vedere come lei attribuisce a me i suoi però, difetti, scusi, per i quel quali che la è compatisco. Considerata dall'universo mondo una spugnetta per occhiali, quel che è considerata dall'universo mondo una spugnetta per occhiali, grazie alle pasticche del professore può diventare un nocciolo d'oliva. Allora, io voglio capire una cosa, professore, allora, il suo, diciamo, la sua avversione al turbocapitalismo e dunque anche al turbocapitalismo erotico, eccetera. Sì, il nuovo ordine erotico, come io lo chiamo. Esatto, non prevede l'utilizzazione del Viagra, cioè no. che cos'è che non si può fare secondo un sovranista anti-turbocapitalista, anticapitalista, eccetera, eccetera? Il Viagra si può prendere o no? No, ma velocemente però, professore. Sarò celerrimo, sì. Preciso il fatto celerrimo, che questa pratica che avete evocato rientra pieno nell'ordine della modernità turbocapitalistica che, come insegna Nietzsche, si fonda sulla volontà di potenza che sempre vuole infinitamente autopotenziarsi. Beh, ho capito, e quindi però assume il principio di prestazione, di infinito potenziamento come propria base. E non va bene questa cosa se uno vuole fare la prestazione, scusi. No, perché io in questo sono per la grecità classica che riconosceva nel metron, nella giusta misura, il fondamento di ogni realtà. Quindi preferisco a Nietzsche, alla volontà di potenza, preferisco la giusta misura aristotelica, perché capito, la volontà di potenza rientra in quello che io chiamo il nuovo ordine erotico, che è anche il titolo del mio libro. Marchettina ci sta sempre bene, professore. No, le marchettina non sono avvenuto. Però scusi, posso pure lei mi sta dicendo, un ciarlatano posso tradurre, dunque è preferibile, scusi, Fusaro, è preferibile un pisello, adesso la traduco alla zanzara, un pisello moscio piuttosto che un pisello turbocapitalista, come dire, irrorato dal Viagra. Di pure alla Parenzo, va benissimo in questo caso, turbocapitalista. Sì o no? Dillo pure turbocapitalista, va benissimo. Io ritengo, il dilemma è arduo in effetti. No, me l'hai detto, è così. Sì, essenzialmente io ritengo che la misura dei greci sia da preparirsi rispetto alla volontà di potenza. Meglio, è meglio anche un pisello non particolarmente ardito. Sì, io spiegare non alla ricorro sua fidanzata questa escrologia tipica di chi come il turbo parento ama il turbilocchio. Io non ho parlato di preferisco la giusta misura sempre, la giusta misura dei greci. Ma se uno non gli tira, professore, se uno non gli tira che deve fare? Nell'antico Democrito, in verità, che io ho tradotto per la Bondiani, ci sono alcune massime interessanti che anticipano queste pratiche. Ad esempio, cospargere con il miele, scrive Democrito. Nei suoi frammenti, infatti erano dei frammenti. Ma cosa dice? Democrito se lo metteva sul pene? Se lei avrà la ventura di leggere l'antico Democrito, ma glielo spieghi alla fidanzata sua che lei si cospargere quel nocciolo d'oliva di miele. Ma non attribuisca a me le sue inadempienze. Scusi, filosofo, no, questo è molto interessante. Talamo è lei che è deficitario, ho tutte le ragioni di pensare freudianamente. Allora, io voglio capire, dunque, siamo arrivati a una conclusione: è meglio cospargersi il miele. Poi, altra pratica che si può fare in alternativa a Viagra. Il miele, che dite? Diciamo che i greci, che ovviamente erano più saggi di noi, e a maggior ragione del turbo parento, sempre valorizzavano una sorta di giusta misura, per cui si poteva ricorrere a pratiche di potenziamento, miele, ma sempre all'interno di un ordine della physis, della giusta natura, potremmo dire così. No, le pasticche di Viagra no. Ma le mie sono naturali. Quelle sono un prodotto del capitalismo apolide contemporaneo che cerca capitalismo la crescita apolide illimitata e lo sconfinamento. Ecco perché si pratica poi in forma deregolamentata l'eros. Molto proprio bene. Come i mercati. La crescita anche del PIL. Noi siamo per la crescita del PIL, non per la decrescita. Grazie, crescita filosofo del PIL. Un caro saluto da Diego Fusaro a tutti. Grazie, caro. Salute.